Dipartimento di Filologia e Critica abbiamo pensato quest'anno di presentare per Bright 2020 un'iniziativa che abbiamo intitolato Interviste Impossibili, ispirandoci alla trasmissione radiofonica andata in onda negli anni 70 nei canali della RAI, in cui alcuni intellettuali dell'epoca intervistavano personaggi legati al mondo letterario, autori, autrici di epoche passate e personaggi fittizi. Quindi anche noi, ricercatrici e ricercatori del Dipartimento, abbiamo pensato di realizzare delle interviste impossibili, scegliendo come personaggi i protagonisti delle nostre ricerche in realtà. Per cui, per esempio, io che mi occupo di letteratura spagnola, insieme alla collega Maria Beatrice Lenzi, abbiamo realizzato un'intervista impossibile a Dulcinea, quindi alla dama di Don Chisciotte. E così anche gli altri colleghi, sia Maria Rita Digilio che Elisabetta Bartoli, insieme agli altri appunto colleghi del Dipartimento, hanno creato delle interviste legate agli autori e autrici o ai personaggi di cui si occupano nelle loro ricerche. Il risultato di queste interviste potrete vederlo in questo video che vi stiamo presentando, perché abbiamo chiesto la collaborazione del maestro fumettista Daniele Marotta, che è il fondatore della scuola di fumetto e scrittura di Siena. Daniele Marotta ha infatti accettato di tradurre le nostre interviste impossibili in un altro codice linguistico, che è quello del fumetto. Per cui abbiamo a disposizione delle versioni non ancora definitive delle nostre interviste impossibili a fumetto. Successivamente queste interviste arriveranno ad una forma definitiva in un volume che verrà presentato successivamente. Le interviste impossibili abbiamo pensato che potesse essere così divertente e istruttivo chiedere anche alle scuole e agli istituti superiori italiani di partecipare a loro volta con delle creazioni scritte, pensate, scritte dalle studentesse e studenti dei licei italiani. E le scuole hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa, promossa appunto dal nostro dipartimento. Nella seconda parte del video, infatti, vedremo le opere che sono state premiate e che verranno realizzate, di cui verranno realizzate le versioni a fumetto. Allora, mia dama, non avete nulla da dirci? Non so a cosa vi riferite, cara. Ieri avete ballato con Omero il Bello. Chi, Angilberto? Come siete pettegole, lui è certamente galante, ma non so se prova qualcosa. Non capisco perché Re Carlo non vi ha fatto sposare, uffa. Care sorelle, ben trovate, come va? Nostro padre è di ottimo umore e con lui c'è Angilberto, Berta. Parlano fitti fitti. Buongiorno padre, sono lieta di vedervi. Venendo qui ci siamo chieste l'origine del mio nome. Berta, figlia adorata, sai bene che porti il nome della mia veneranda madre Berta, più conosciuta come Berta dal Grande Piede. Da lei hai preso il nome e la statura. E la bellezza, visto che nella nostra lingua francone Beltrada vuol dire splendente. E se siamo così belle, perché non ci hai mai maritate? Perché vi amo troppo e voglio tenervi qui con me. Ci ami, ma sei severo, non ci consenti di starcene con le mani in mano. Ma hai voluto che imparassimo le tipiche attività femminili, ma perché, insisto, chi ne gioverà? Mia cara, vi ho insegnato anche ad andare a caccia, che non è proprio affare da femmine. Già, domani mi porti con te? Certo,
Certo, e la sera mangeremo la prelibata cacciagione delle nostre selve, altro che l'orrido lesso che mi propinano ogni volta che mi sento male. Ma a cena ci sarà anche il cantore che l'ultima volta ha cominciato a raccontarci degli eroi di Roncisvalle? Stavolta gli chiederò di creare versi su Sigfrido, l'eroe dei nostri antenati, i Germani. O di come sconfissi Duchindo e il terribile popolo dei Sassoni del Nord. Gli annali dicono che sono state sterminate migliaia di uomini, donne e bambini, che è stata abbattuta la colonna di Imin. E chi te l'ha raccontato? Hai forse imparato a leggere? E poi Irminsul era un idolo pagano, era necessario portare quei selvaggi alla verità di Dio. Alle interviste impossibili hanno partecipato i ricercatori e le ricercatrici del DIFCLAM con Elisabetta Bartoli e l'intervista da Abelardo e Luisa, Paola Bellomi c'è cioè la sottoscritta, insieme a Maria Beatrice Lenzi hanno intervistato Aldonza Lorenzo o Dulcinea, Emanuela Carbè ha intervistato Cyrano de Bergerac, Carlo Caruso, Alessandro Manzoni, Maria Rita Di Giglio ha intervistato, anzi, Berta ha intervistato Carlo Magno, Linda Puccioni intervista Goethe ed infine Maria Rita Traina ha intervistato Angelica. Le scuole che hanno partecipato alle interviste impossibili sono state il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Bodoni di Saluzzo, Cuneo, nella terza A e terza D, guidate dalla professoressa Candida Dalla Rosa Ruggero, la terza C del Liceo Scienze Applicate Magrini Marchetti di Gemona del Friuli Udine, con la professoressa Elisa Parise, la quinta D del Liceo Scientifico Enrico Mattei di Conselve Padova, sotto la guida della professoressa Antonella Capparotto, la seconda E del Liceo Classico Statale Socrate di Bari, con la professoressa Fiorenza Ingrosso, e la quarta E del Liceo Classico Socrate di Bari con la professoressa Marianna Lagioia. Ed infine la quarta D
lei del liceo classico Vitruvio Poglione di Formia Latina con la professoressa Bianca Di Fazio. Procediamo ora alla premiazione, quindi all'assegnazione, alla proclamazione delle migliori interviste impossibili insieme al resto della giuria formata, oltre che da me, anche da Elisabetta Bartoli, che insegna filologia latina medievale, e dalla professoressa Maria Rita Di Giglio, che insegna filologia germanica. Insieme, appunto, abbiamo identificato i vincitori delle interviste impossibili, anche se dobbiamo ammettere che tutte le interviste che abbiamo ricevuto avevano un'ottima qualità, per cui è stato anche difficile scegliere. Ricordo, prima di passare appunto alla proclamazione dei nomi dei vincitori, che tutte le interviste che abbiamo ricevuto formeranno parte del volume che uscirà in collaborazione con il fumettista Daniele Marotta. Procediamo quindi con la proclamazione dei vincitori per la categoria Lettere Moderne, dove abbiamo scelto come vincitrice l'intervista realizzata da Laura Michelizza a Elizabeth Bennett, protagonista di Orgoglio e Pregiudizio, studentessa Laura Michelizza della terza C del Liceo Scienze Applicate Magrini-Marchetti di Udine. A pari merito con la studentessa Giorgia Lentini, che ha realizzato un'intervista a Don Abbondio, quindi viene premiata Giorgia Lentini della seconda E del Liceo Classico Statale Socrate di Bari. Per la categoria Lettere Classiche abbiamo scelto l'intervista a Ulisse realizzata da Baretta, De Mitri, Masin, Svuotti, tutti studenti della quinta del Liceo Scientifico Cattaneo Mattei di Conselve Padova e a pari merito l'intervista Semonide realizzata dalla classe quarta D del Liceo Classico Vitruvio Poglione di Formia Latina. Per la categoria Premio della critica abbiamo identificato l'intervista realizzata da Burkul, Revelli, Rolando, Toma ad Alan Curdi. Sono studenti della terza A del Liceo Scientifico Bodoni di Saluzzo in provincia di Cuneo.